Non c'è solo l'attesa, non c'è soltanto il ripescaggio. Il Taranto ha cominciato ieri il proprio viaggio nella nuova stagione, ancora all'oscuro di quella che sarà la propria categoria di competenza. Ieri il primo allenamento sotto un sole cocente, confortato dall'applauso di 250 tifosi. Sul terreno di gioco, assieme ai calciatori, si sono ritrovati la presidente Elisabetta Zelatore, il socio di maggioranza Antonio Bongiovanni, il direttore tecnico Franco Degli Santi, i dirigenti Riccardo Caracuta e Francesco Ripa, il tecnico Aldo Papagni, il vice Fabio Prosperi, il preparatore atletico Sergio Musa, il preparatore dei portieri Antonio Bruno e l'intero staff societario. Una ventina non ancora inscatolati in un elenco ufficiale in attesa degli sviluppi di mercato, i giocatori presenti. Oltre ai confermati Panbianchi e De Giorgi, i nuovi acquisti Albanese, Langellotti, Guidelli, Balzano, Fanelli, Nigro e Balistreri, alcuni ragazzi della Juniores dello scorso anno e la sorpresa Roberto Mauro Antonio, il portiere barese in pole position per indossare la maglia rosso-blu. Ok anche le visite mediche, come svela il responsabile sanitario Giuseppe Volpe. Da sabato 23, giorno della partenza per il ritiro di Camigliatello, si comincerà a sudare sul serio. Nel frattempo la società cura gli ultimi tasselli per presentare la domanda di ripescaggio. L'incartamento sarà consegnato nella giornata di lunedì 25, il giorno prima della scadenza, fissata per le 19 di martedì 26.